Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Maurizio e siete su Merlino Merlino, il mio canale che tratta il fai da te. Come avete visto già dal titolo, oggi vorrei presentarvi un piccolo progettino, un piccolo rifacimento di un progetto che feci già tempo addietro. L'ho già toccato due volte questo argomento, affilare le punte del trapano. Avevo già creato un piccolo oggettino per affilare le punte del trapano, una piccola mola, l'ho poi modificata. E adesso ho applicato più o meno gli stessi parametri su una mola, una vecchia mola da banco che avevo qui in laboratorio, lo uso per molare le asce per la legna, queste cose così. E allora, per non avere tante mole, una per le punte, una per le asce, via dicendo, poi lo dirò anche dopo. Se non sarò ripetitivo, vorrò fare qualcosa che mi serva ambedue le cose. Comunque, senza che mi dilungo, il video non sarà lunghissimo, vi farò vedere solo l'essenziale, l'importante, vi dirò solo faccio questo, questo e questo, così non vi annoiate. Spero vi piaccia e buona visione. Allora ragazzi, eccoci qua, questa è la mola di cui vi parlavo prima, un vecchio banco con una mola stretta e una mola più larga. Questa la uso ogni tanto per molare le asce, per tagliare la legna. E adesso cercherò di fargli una sorta di carrello per il mio filapunte, in modo di avere una mola unica sia per uno scopo che per l'altro, invece di avere tante mole, una per la punta, una per l'ascia e via dicendo. Boh, tenterò. Andiamo a vedere il procedimento. Allora, come struttura portante iniziale del mio carrello, quello che sorregge tutto, userò questa vecchia barra filettata, come vedete arrugginita e anche storta. Cercherò di recuperare il pezzo più dritto, me ne basterà un pezzo così più o meno, per la mia struttura portante. Adesso andrò a tagliare il pezzo e, come ho detto, io adesso sto usando tutto quello che ho in laboratorio a disposizione, cercando di riciclare il più possibile cose che non potrei usare per altri progetti, ecco, visto che è un po' storta e via dicendo. Poi, se uno logicamente ha dei pezzi nuovi, puliti, più idonei, più precisi e tutto quanto, verrà il lavoro anche meglio. Però adesso a me mi bastano questi qua, era giusto per provare il piccolo prototipo di affilapunta. Adesso taglierò il pezzo. Pezzo tagliato. Ho cercato di prendere il pezzo più dritto di tutta la barra e sfrutterò questo. Prezzo fatto. Adesso mi servirà il pezzo che scorra sopra questa struttura qui. Ho una canna da mezzo pollice, le classiche canne dell'acqua usata, logicamente l'ho tirata via dai vecchi muri che ho fatto dei lavori, e me ne servirà un pezzo così da far scorrere all'interno. Andiamo a tagliarlo. Pezzo tagliato. Sto facendo veloce senza farvi vedere i passaggi che taglio, così come ho detto già all'inizio, sarà un video più breve possibile, ma per farvi vedere solo il succo del discorso. Questo andrà in questo modo all'interno della canna. Adesso l'ho tagliata, devo solo slabbrarla un momentino e scorrerà qua. Adesso non entra perché ha un po' i bordi non smussati bene, ecco. C'è la bavatura del taglio che non lo fa entrare, però vi assicuro che provando dall'altra parte della canna entra bene, forse anche più, leggermente più grande di questo. E allora io in questo caso, a me me ne sarebbe bastato anche un pezzettino piccolo così, solo che per eliminare un po' di gioco l'ho fatto più lungo in modo che non balli tanto. Adesso andrò a rifinirla e vediamo come va. Allora, proseguiamo.
Cosa ci serve ancora? Ci serve il supporto per la nostra punta. E allora, io ho questo pezzo di angolare, come vedete, che avevo usato per un'altra lavorazione. E adesso andrò a smussarlo, se vediamo, questa sezione, l'andrò a tagliare in modo che venga una V piccolina, perché in modo da poterci accomodare la punta, qualunque dimensione sia, dalla più piccola anche, sì, non dico punte enormi, ma che abbia un invito per farla stare dritta in questo modo. Quindi la taglierò. A sua volta, quando l'avrò tagliata a misura, andrà saldata su questo pezzo di piattina, andrà saldata in questo modo. Fate conto che questo pezzo non c'è, andrà saldata in questo modo, in modo da avere un supporto per la nostra punta. E il tutto andremo a saldarlo sul nostro, sulla nostra canna dell'acqua, diciamo così, chiamiamola col suo nome, per avere un appoggio per la punta e per farla scorrere. Andiamo a farlo. Eccolo qua. Abbiamo fatto quello che ho detto. Non guardate le saldature che sono orrende, ma l'importante è che tengano. Abbiamo saldato il nostro angolare sulla piattina e a loro volta saldate sul tubo. Questo andrà ovviamente qua in questo modo. E così avremo uno scorrimento e anche basculante, chiamiamo così, in modo da poter giocare anche la punta, se vogliamo dargli una smussatura particolare, cioè le giuste smussature, ecco. E così lo scorrimento l'ho fatto, non sarebbe neanche servito, però spostare la punta in vari punti della mola, sì, servirà anche a non far consumare la mola sempre nello stesso punto, creargli un canale, ecco, diciamo, la consumeremo mano a mano, anche perché non è che affiliamo punte dalla mattina alla sera. Comunque, ho pensato che poteva essere utile. Andiamo a vedere l'inclinazione che ho dato alla nostra guida. Come ho fatto a dare l'inclinazione alla mia guida per la punta? Allora, dando per scontato che, come si vede in tanti video su YouTube, unendo due dadi e accostando la punta in questo modo, come vediamo, è la sua giusta inclinazione, almeno per la maggior parte delle punte. Allora, cosa ho pensato di fare? Questo è un altro pezzo di tubo, adesso vi faccio vedere. Ho messo il mio tubo in piano, ho preso un dado, l'ho messo con la sua parte piana accostata al tubo in piano così, ho preso la mia piattina, l'ho appoggiata sul suo lato obliquo e l'ho saldata al tubo, in modo che è venuto in questo modo. Ha dato l'inclinazione giusta, senza neanche misurare di quant'è, adesso non mi ricordo. Adesso non mi resta che creare un supporto per il tutto per poggiare sul mio banco. Andiamo a vedere un attimo come fare. Andiamo a vedere. Allora ragazzi, adesso vi faccio vedere cosa ho ideato in maniera molto semplice, un piccolo carrello di scorrimento per la nostra guida. Allora, ho tagliato dei pezzi di angolare, ne ho tagliati 4, di cui uno, cioè due, andranno di, fate finta che questo è il banchetto, sono i lati del banco dove c'è la mola. Uno andrà in questo senso, così, e l'altro in questo modo, che salderò a spessore in modo che possa fare questo lavoro. E dall'altro lato metterò questo l'ho sagomato così perché c'è una gamba di mezzo, ho dovuto sagomarlo in questo modo perché sennò non mi andava.
e l'altro allo stesso modo, così, in modo che dopo prenderò la mia barra e la salderò sopra i due centrali, in modo che possa scorrere avanti e indietro usando questi come guide. Ovviamente dopo dovrò metterlo bene a squadro con la mola e non mi resta che andare a saldare queste due guide sul mio banchetto. Maniera molto semplice, vediamo come viene. Allora ragazzi, abbiamo saldato le nostre guide al nostro supporto, come vediamo. Mi sono accorto anche di una cosa, che le guide, diciamo, lo scorrimento avanti e indietro è pressoché inutile, perché mi sono accorto dopo andandolo a montare, c'è pochissimo spazio, quindi io queste mi serviranno solo per rimuovere l'attrezzo e rimetterlo dentro. Infatti lo metterò dentro, lo infilerò nelle sue guide, lo metterò alla sua misura e poi mi giocherò lo spazio con la punta in questo modo. E mi servirà solo per levarlo via. Ecco. Adesso ragazzi, l'abbiamo costruito, non ci resta che provarlo. Adesso andremo a montarlo sul banchetto e faremo una prova di affilatura. Ragazzi, ho acceso la mola, ho preso una punta un po' tanto rovinata. Non so se riesce a vedere, purtroppo siamo nell'angolo più buio del mio laboratorio. Comunque, spero di rendere l'idea. Adesso la mettiamo e gli daremo una prima sgrezzata. Adesso gli alleggeriamo un po' gli scarichi. Andiamo a provarla. Allora, mi sto facendo aiutare da un amico a tenere la camera, perché non vorrei che qualcuno, magari, qualche commento dicesse: ha tornito una punta e ne ha messa sotto al trapano un'altra. È sempre questa, per un fatto di onestà mia personale verso di voi. Andiamo a mettere la punta al trapano. Bucheremo una piattina da 5. Adesso andremo a fare un foro qui, ma vediamo dove non c'è nessun altro foro. Vediamo come si comporta. Accendiamo il trapano. Come vedete non c'è nessun foro. Come vedete sta creando il trucciolo e non sta facendo la limatura. È segno che buca. Cioè, bucare buca, ma buca come si deve. Scusate, sto facendo un po' troppa pressione. Eccoci qua. Come vediamo, ha bucato. Se si avvicina, non so se si vedono, come vedete non ha fatto limatura di ferro, ma ha fatto il classico trucciolo. Questo significa che sia la punta che i laterali, che il cono della punta lavora tutto assieme. Invece quando lavorano solo magari i lati o solo la punta, viene via la classica limatura di ferro e non buca. Come vediamo, vedete? Mi è caduto, non so se si vede il trucciolo. Bene, posso ritenermi soddisfatto. Questa era solo una piccola prova. Era solo una piccola prova su una punta piccola. Io ho già provato su altre punte, anche molto più grandi. E logicamente con la punta più grande riusciamo anche a vedere meglio quello che facciamo, l'angolo e tutto quanto, la forza che ci mettiamo.
devo mettere una luce appropriata sulla mola in modo da poter vedere bene e magari anche una lente di ingrandimento con un flessibile per vedere bene ciò che faccio. Spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per qualche altro progetto magari che avete voi, magari prendete qualche idea della mia, io prenderò qualche idea della vostra. E cosa dire? Ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al mio canale, mettete un mi piace e al prossimo video. Ciao ciao da Maurizio.